Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture fatte a marzo. Allora, la prima lettura di cui vi parlo è Nero Cremisi di Mary Raverloft. È il primo libro scritto dall'autrice e anche il primo libro pubblicato dalla casa editrice Winter Edizioni. L'ho letto appunto in anteprima grazie a una collaborazione che ho fatto con la casa editrice. Si sta parlando di un libro abbastanza piccolino perché sono 130 pagine circa ed è un mystery horror weird, dove appunto abbiamo la nostra protagonista che è Dolores, che è una detective un po' stanca dei soliti casi, è una detective con un passato particolare alle spalle e anche una dipendenza dall'alcol che cerca in tutti i modi di superare. Un giorno un signore si presenta nel suo studio e le propone un caso. Questo caso cambierà la sua vita per sempre. Infatti lei sarà investita della carica di master, l'investigatrice dell'occulto. Qui è un po' una storia sulle case infestate, perché appunto lei si ritrova a indagare in una specie di hotel B&B che a quanto pare risulta essere infestata. È una storia che mi ha catturata da subito, è una storia molto interessante, la scrittura è molto semplice e super scorrevole. Infatti è un libro che, al di là della lunghezza, ma è un libro che si legge proprio molto velocemente, è scorrevole ed è anche piacevole, ecco, da leggere, perché non annoia. Ha un ritmo incalzante, infatti non riuscivo a staccare gli occhi dalle pagine, e la nostra protagonista è una donna forte, è una donna indipendente, però è una donna appunto piena di fragilità, e questo la rende un personaggio molto più realistico, un personaggio con la quale è più facile, ecco, entrare in contatto, e quindi mi è piaciuto molto. L'autrice inoltre è stata molto brava a creare le giuste atmosfere un po' cupe, un po' misteriose, che mi sono piaciute molto. È una storia piacevole, spero che ci sia poi un seguito, anche se insomma questa storia si conclude così, però spero di leggere di altre avventure di questa detective. Altro libro letto che è stata appunto una collaborazione è il libro di Elisa Cavalli, Al di qua delle stelle. È il primo volume di una dilogia, è un bel mattoncino di 540 pagine, un libro curatissimo nei dettagli, come al solito, come tutti i libri dell'autrice. Abbiamo mappe, abbiamo anche illustrazioni, abbiamo poi degli inizi capitoli a seconda del personaggio che cambiano, insomma, con dei disegni diversi. Si tratta di un fantasy romance new adult. Io vi dico che è una storia piacevole da scoprire. Vi lascio i link di tutti i libri che vi mostro in questo video, come al solito, giù nell'info box. Quindi non vi parlo della trama, ma vi leggo che cosa c'è scritto qua dietro, perché secondo me è bella scoprirla questa trama. Ero come la ragazza di quella fiaba, ma al contrario, un bacio l'aveva risvegliata, donandole il suo lieto fine. Anche il bacio di Ash mi aveva riportata in vita, ma solo per sancire la mia morte. Quindi già da queste pochissime frasi a me la storia mi aveva catturato. Elisa Cavalli è un'autrice che io conosco e che mi piace moltissimo. Mi sono piaciuti tutti i suoi libri, non mi ha mai delusa, perché si riesce a vedere una cura in quello che fa, non solo appunto esteticamente parlando, ma anche proprio delle storie che crea. Perché riesce a creare un world building molto molto dettagliato, ben pensato, ben curato, con delle belle descrizioni che non annoiano mai, non sono prolisse, noiose, non sono troppe. Riesce a creare inoltre dei personaggi interessanti, sfaccettati,
dei personaggi che hanno pregi e difetti, dei personaggi interessanti con dei dialoghi interessanti, delle interazioni interessanti. Qua ad esempio il protagonista maschile mi è piaciuto tantissimo, secondo me è uno dei più riusciti tra tutti quelli che ha creato nei suoi libri. Quindi ecco, crea anche dei belli intrecci, non solo per quanto riguarda la storia d'amore di per sé, ma proprio anche per quanto riguarda la storia, quegli avvenimenti, c'è azione, ci sono misteri, ci sono colpi di scena, i finali dei suoi libri sono spettacolari, come anche il finale di questo. Ogni volta Elisa riesce sempre a stupirmi. Non riesco a trovare un difetto a questo libro, a me è piaciuto moltissimo, devo leggere il secondo volume che assolutamente leggerò, che appunto è il secondo e ultimo della dilogia. Comunque a me è piaciuto tantissimo e ve lo straconsiglio. Altro libro che ho letto è un libro per bambini, per ragazzi. Si tratta di Dib il Drago, scritto da Candida Dida, edito Segreti in Giallo Ragazzi e illustrato da Chiara Vincenzi. Anche questo è stato una collaborazione. Di Chiara Vincenzi avevo letto Nanà e la strada verso casa, ve l'ho recensito, un libro che mi era piaciuto moltissimo e devo dire che anche questo è molto carino, mi è piaciuto molto. Allora, intanto abbiamo all'interno delle illustrazioni meravigliose che accompagnano la storia e sono veramente proprio belle e vi accenno un pochino la trama. Ovviamente abbiamo Dib che è un drago bianco del colore della neve. Questo drago è in pericolo e in suo soccorso andranno degli gnomi, delle fate, insomma ci sarà questo salvataggio da fare. È un libro che a me è piaciuto molto leggere, nonostante sia da bambini, alcune parti mi hanno anche fatto sorridere, l'ho trovato divertente, lo trovo adatto sia alle persone che come me leggono senza problemi anche libri per bambini e per ragazzi, lo consiglio ai genitori che vogliono leggere dei libri con i loro bambini. Io e i miei genitori mi leggevano sempre dei libri, quindi se cercate qualcosa questo ve lo consiglio, ma è anche un ottimo libro da far leggere ai vostri bambini che stanno imparando a leggere, perché abbiamo dei caratteri molto grandi, un linguaggio semplice e quindi secondo me non avranno problemi a iniziare a leggere questo libro anche da soli, quindi ve lo consiglio appunto come lettura di gruppo, come lettura per voi adulti rimasti un po' bambini e anche appunto per i vostri bambini che ancora non sanno leggere benissimo, perché appunto vi ripeto, scrittura semplice, lettere molto grandi. Quindi perfetto. Ho letto poi Cosmetica del nemico, il secondo libro che leggo di Notomb, è un'autrice di cui avevo sentito parlare molto. Avevo letto lo scorso mese Acido Solforico, che mi era piaciuto molto, e ho provato a leggere anche Cosmetica del nemico, un altro di quei libri di cui avevo sentito parlare molto bene, ma che sinceramente non mi ha colpito moltissimo. Allora, siamo nella sala di attesa di un aeroporto, ci sono dei ritardi, l'aereo non parte, il nostro protagonista si ritrova a parlare, a essere quasi molestato da un'altra persona e tutto il libro, che sono 110 pagine più o meno, è un dialogo barra monologo tra questi due personaggi e basta. Quindi si svolge, la storia inizia e si conclude all'interno di quest'aeroporto nella sala d'attesa. Allora, non mi ha annoiata, però devo dire non mi ha neanche entusiasmata più di tanto. Siccome appunto i libri di questa autrice sono molto chiacchierati, mi aspettavo qualcosa di più.
Non trovo, non capisco, ecco, il perché di tutta questa, chiacchiera dietro questo libro. Mentre per acido solforico lo capivo, l'ho capito molto bene, qua mi è sfuggito qualcosa, mettiamolo così. È un racconto fluido, scorrevole, che si legge appunto in un paio d'ore, ma che non sono riuscita ad apprezzare appieno. E sicuramente leggerò altro di questa autrice. Perché ho altri due o tre titoli che vorrei leggere, però ecco, se il primo libro, Acido Solforico, mi era piaciuto molto, questo è stato un po' una delusione. Poi, altro libro letto e altra collaborazione è questo qua, che è il primo libro scritto da Esther Wu. Anche questo appunto mi è stato omaggiato dall'autrice che ringrazio. Si tratta di un fantasy romance, un libro scorrevolissimo. Vi leggo che cosa c'è scritto dietro al libro. La mortale di nome Gladys, per volere del caso, si trova nelle circostanze di dover salvare la vita al Re delle Stelle. Il suo coraggio sancisce un'inconsapevole unione tra le loro anime. Sedir, colui che regna il firmamento, si troverà a dover salvare a sua volta la ragazza per sciogliere quel legame. Tra una convivenza forzata, una vendetta che urla a gran voce di essere compiuta dopo millenni e una malvagia entità che si nasconde nell'ombra, un destino attende placido di diramare il proprio incantesimo. È un libro che a me è piaciuto molto. Intanto scorrevolissimo, una scrittura molto fluida, molto scorrevole, che a me è piaciuta. Abbiamo delle scene spicy, però devo dire che non sono. Forse mi aspettavo di trovarne di più, però comunque ci sono. Io non sono una persona che in genere apprezza lo spicy, non mi piace leggerlo. Se c'è, lo leggo e non mi cambia nulla, non influisce sul giudizio del libro, però non è una cosa che vado a cercare, sinceramente, anche perché, boh, non lo so, di solito mi viene solo da ridere, alcuni non sanno descriverle bene, quindi risulta anche, non lo so, un po' grottesco alle volte. Qua devo dire che questa cosa non è successa, comunque un pizzico di spicy c'è. È un libro che mi ha intrattenuta molto bene, che mi ha fatto divertire con dei dialoghi appunto divertenti, soprattutto quando il nostro Sedir e Nebis bisticciano. Mi sono piaciuti moltissimo. Mi sono piaciuti anche i personaggi, soprattutto Nebis, è stato il mio preferito, è quello che si è portato via un pezzettino del mio cuore, però sono dei personaggi ben descritti, ben curati e ben caratterizzati, quindi mi sono piaciuti e mi è piaciuta anche la storia, sia la storia di per sé, ma anche la storia d'amore che ho trovato ben strutturata, non sdolcinata, non stucchevole e mi è piaciuta molto. È appunto tra i due protagonisti c'è appunto un rapporto conflittuale, il rapporto di amore che si crea è un rapporto appunto che cresce piano piano, che va costruito, quindi l'autrice non brucia le tappe, quindi mi è piaciuto anche proprio il modo con cui ha costruito questa storia d'amore. Comunque, è una storia che mi ha tenuta incollata alle pagine e che assolutamente vi consiglio. Altro libro che ho letto dopo anni che lo avevo in libreria è stato Le 12 domande dei Millionaire. Questo è un libro, io credo che non esista più in questa copertina. Comunque, è il libro da cui è stato tratto il film The Millionaire, un film che io ho amato tantissimo, che ha vinto anche vari premi Oscar. E appunto, io quando vidi il film me ne innamorai e comprai questo libro, che poi non so perché io non ho mai letto, non lo so, sono passati tanti anni. Alla fine mi sono decisa di leggerlo. È un libro che si legge tutto d'un fiato, ma è un libro diverso dal film. Ugualmente bello, ma appunto diverso. Abbiamo la stessa struttura, quindi un insieme, diciamo, di come se fosse un insieme di racconti, perché il nostro protagonista deve spiegare come è riuscito a rispondere alle domande del quiz, e quindi per ogni domanda parte un
un pezzo di storia, un pezzo della sua storia, e quindi è come se fossero tanti piccoli racconti della sua vita, appunto collegati con un filo conduttore unico, però ecco, questa è stata l'impressione. Sono coincidenze improbabili che legano persone che abitano in India, ma in parti, in posti diversi, però appunto sono collegati tra loro in qualche modo. È una storia che riesce a commuovere, che riesce a far ridere, che riesce anche a far arrabbiare, perché abbiamo appunto delle scene che veramente fanno innervosire, ecco. Abbiamo molti salti temporali, ma è impossibile confondersi, ed è appunto un libro che vi consiglio se avete amato il film, se amate le storie legate all'India. Questa non è una storia vera, ma potrebbe esserlo tranquillamente, secondo me, quindi se amate questo genere di libro, questo ve lo consiglio perché è scritto molto bene. Altro libro letto è stato Planeto di Alessandro Montoro, un libro di fantascienza che potete leggere tranquillamente su Wattpad. Vi lascio il link così potete andarvelo a leggere gratuitamente. Quest'autore per me è molto talentuoso e a me i suoi scritti piacciono sempre. E questo è un libro che io ho apprezzato molto. È un libro molto coinvolgente, è un libro con una scrittura fluida come al solito ed ha, come sempre, quel pizzico di pazzia che hanno tutti i libri di Alessandro Montoro. Alcuni ne hanno di più, alcuni ne hanno di meno, ma quel pizzico mattarello c'è sempre e a me è proprio forse quello che piace di più dei suoi libri, perché in un certo modo non so mai che cosa aspettarmi. È un libro ricco di azione, ricco di colpi di scena, con delle rivelazioni e appunto una tensione che cresce sempre di più durante la lettura, trasformandosi quasi in un thriller di fantascienza. È una storia che lascia anche degli spunti di riflessione, come appunto ad esempio il rapporto tra uomo e tecnologia, uomo e macchina. Ha una trama intricata ma ben costruita, dei personaggi costruiti alla perfezione, soprattutto i cattivi, però non voglio dirvi niente perché dovete secondo me scoprirli da voi. E è una storia che trovo veramente geniale, che vi consiglio perché a me è piaciuta moltissimo. Altro libro letto è Il Regno Corrotto. Finalmente sono riuscita a concludere questa dilogia legata al mondo Grishaverse. Non c'è bisogno di presentazioni perché questo libro veramente l'hanno letto tutti. Una dilogia che in fin dei conti mi è piaciuta. A me piace la scrittura della Bardugo, soprattutto per quanto riguarda la costruzione dei personaggi, perché lei secondo me è un portento per quanto riguarda appunto i personaggi. Mi è piaciuta anche la storia, però io rimango dell'idea che la prima trilogia del Grishaverse, secondo me, come storia proprio in sé, è più bella rispetto a questa trilogia. Ma io credo di essere l'unica a pensarla così insieme a mia sorella, quindi è un po' una voce fuori dal coro. La mia, comunque, anche questa trilogia mi è molto piaciuta. La trilogia che riguarda Nicolai, non credo di acquistarla in cartaceo perché ne ho sentito parlare molto male, però la leggerò in ebook oppure l'ascolterò ora. Vedrò un po' che cosa deciderò di fare, ecco. Ho letto poi L'attacco degli umani. È un libro che è uscito da pochissimo. È scritto da Samuel Beconcini, un autore che io adoro, e si tratta appunto dell'attacco degli umani, terra di nuove occasioni. È il primo di una saga che unisce più generi ed è un libro che a me è piaciuto tantissimo. Inizia con quattro soldati che vengono obbligati a passare un portale per vedere che cosa c'è dopo quel portale. Sono stati obbligati perché hanno compiuto, diciamo, vari crimini. C'è chi ha cercato di disertare, c'è chi ha rubato, c'è chi invece ha commesso dei crimini molto peggiori. Questi ragazzi vanno, appunto, attraversano il portale
realtà le scoprono un nuovo mondo, un mondo meraviglioso, popolato da tantissime creature fantastiche. Prendono più informazioni possibili, tornano indietro sulla Terra, riferiscono quanto hanno visto e ovviamente l'uomo cosa fa? Andiamo a conquistare il nuovo mondo e quindi questo succede. Alcuni di questi umani si uniranno ai personaggi fantastici del mondo di memoria, del regno di memoria, e quindi combatteranno contro gli umani della Terra, ed è un libro che a me è piaciuto tantissimo. Intanto il world building è curatissimo ed è meraviglioso, è veramente ricco non solo di creature meravigliose, magiche, ma proprio è curato nei minimi dettagli, le piante, gli ambienti, è veramente molto bello. E un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che l'autore è riuscito in un modo molto armonioso a unire l'high fantasy alla tecnologia. È stato molto bravo, l'ho trovata una cosa molto originale e che ho apprezzato tanto. Altra cosa che ho apprezzato sono stati i personaggi, tutti caratterizzati molto bene. Ci sono dei personaggi grigi, hanno tutti dei pregi, dei difetti, e alcuni fanno anche proprio una crescita durante la storia, un cambiamento, delle riflessioni. E quindi è molto facile riuscire ad amare personaggi, come ad esempio io ho amato tantissimo Rachel, oppure odiarli, come Clement, che ho scoperto essere odiato non solo da me, ma da praticamente quasi tutti quelli che hanno letto questo libro. Però devo dire, forse la principessa del regno di memoria è quella che mi è risultata un po' più ostica da mandare giù. È stato un personaggio, veramente l'avrei voluta prendere a schiaffi a volte, ma non voglio dirvi il perché, ecco, perché dovete un po' scoprire voi la trama. Comunque è una trama ricca di azione, perché appunto abbiamo come tema principale la guerra, la conquista, quindi abbiamo delle battaglie, delle cose appunto brutte che succedono in guerra, ma l'autore riesce a descriverle, a scriverle in modo per niente pesante, per niente noioso, quindi veramente un libro molto bello, ve lo consiglio. Tra l'altro il libro è anche molto curato negli interni, nella copertina, e quindi assolutamente promosso a pieni voti. Ultimo libro che ho letto è Prova a non dormire di Manlio Castagna, un libro, diciamo horror, un horror thriller, che di 300 pagine circa, che a me purtroppo non ha fatto impazzire. Io, leggendo la trama del libro, che tanto trovate giù nell'info box, comunque leggendo la trama del libro mi aspettavo una cosa. Quando sono andata a leggere il libro me ne sono ritrovata un'altra, e ho visto poi commenti e non sono stata l'unica a pensarla in questo modo. Quindi ecco, mi aspettavo altro. È una storia con delle tinte cupe, questo sì, è una storia che a tratti è inquietante, con un risvolto finale che non mi ha convinta del tutto, e appunto mi aspettavo altro. Non mi ha annoiata, mi ha comunque intrattenuta. È un libro appunto che sono riuscita anche a leggere in poco tempo, ma che mi aspettavo di trovare A e ho trovato B. Fatemi sapere se l'avete letto e se anche voi avete riscontrato questa cosa. Benissimo, quindi queste sono state le letture che ho fatto lo scorso mese. Fatemi sapere che cosa avete letto voi, se avete qualche libro da consigliarmi, e se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!